Amici YouTube, Pino Audace, allora, quinto episodio, andiamo avanti con il pari. Leverkusen. Mamma mia, Sampdoria seconda. A che ma PL? Oh, ma è... C'è anche il Monza. Udinese. A me a Bayer settimo. C'è Lipsia. C'è una Lipsia che vorrebbe Manero. Gakpo squalificato. Lipsia. No. Tomanero, per il momento sto bene a Bari. Non ho bisogno di andare in altre squadre. C'è tempo, sono giovane. Lazio, dodicesima. Pomeriggio di grande calcio, rigorosamente live su questi schermi, è tutto pronto, si attende solo il segnale del Zari, parti Pillo, Aiello bell'uomo. Come sempre con Lele Adani, per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Sono gare speciali, grandi regali, sempre emozioni uniche, come la tradizione. Parti Pillo viene da una... Ci state seguendo da casa, preparatevi, perché... Quaterna, l'ultima partita. Bari che ha speso poco e che in questo momento si trova terza in campionato italiano. C'è il grande lavoro dell'allenatore. Ma sicuramente anche della squadra. Soria. Che non si sblocca, portiere decisivo pochi istanti fa, ha blindato la porta e il risultato con una parata da campione. Crespi, protagonista il portiere, una parata che vale come un gol. Adesso provano a venire avanti, capisce tutto, intercetta il passaggio. Parti Pillo, attenzione, c'è Mazzari. Lì può provare Mazzari, David Soria Romagnoli. Si parlano in barese. Mazzari e Parti Pillo. Passa al centro. Palla ancora buona. Mamma mia, audace, ragazzi. Miglior portiere della Serie A. Solo, ma anche d'Europa. Su di lui club come il City. Ma anche lo stesso Lipsia. Lui che non si vuole spostare per il momento, anche lui dalla Puglia. Maita. Taglia al centro. Ottimo tempismo. Sale.
Bella partita Bari Lazio, eh. Sinceramente, ragazzi, dopo il 5-1 Ottima lettura di difensiva. Bergamo. L'ultimo tocco è suo, sarà rimessa laterale. Comunque il Bari è quasi a ottobre, praticamente a metà ottobre. La strada è libera, può andare. Ed è terzo in Possono campionato. passare in vantaggio. Riconquista la palla grazie Bravo alla rete. Casale. Biraghi. Bruno Fernandes. Bravo Si Dorval. riprenderà con un fallo laterale. Crespi. Crespi. Occhio al tocco interessante. Cordova. È calcio di rigore per il Bari. Ma Palla avanti. no! Ma non ci credo. Errore di Vicari. Rivediamo. Ma ragazzi, non so quanto fosse rigore. Chance di aprire le marcature. Realizza il calcio. Guendouzi. 1-0 per la Lazio. Rivediamo il replay del gol. In questi casi il portiere deve scegliere in pochissimi secondi da che parte andare. La decisione di non muoversi non lo ha premiato. Maita. Parti Pino. Avanzano dalla tre quarti avversaria. La Lazio fino a qui. Palla che esce, rimessa per il Bari. Anche lo stesso Manzari. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del Oh, pallone. bell'uomo! Il portiere dice di no. Casale! Più David Soria! C'è una novità importante sugli altri campi, andiamo in studio. Prima rete della partita per la Roma. Si sblocca dunque il match. 1-0, cronometro che indica il minuto 27. Attento il portiere, non è finita. Sì, la Lazio, ragazzi. Sibilli. Vuol dire fortunata. Attenzione, Avanti palla al piede. attenzione, Manzari, Manzari. Prova a pareggiare. Manzari! Guarda apposta per evitare il tiro Manzari! dall'esterno. Che giocatore, Giacomo Manzari! Guardate Manero! Impazzito! L'allenatore del Bari! Hanno pareggiato dunque 1-1. Biraghi. Era interessante, ma in offside. Vicari. Maita. Sibilli. C'è stato un gol nella sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Prima rete del match per la Fiorentina. Si sblocca dunque il match 1-0 Sibilli. dopo 35 minuti. Grazie, Guardate come puntuale. corre Sibilli. Viola in campo. Ma adesso il Bari sembra di giocare Out, ci sarà la touche, la rimessa come ha giocato la laterale. partita contro la Fiorentina. Possesso perso. Siamo lì. Cataldi. Crespi. Si libera Bergamin. Isaacsen, Vicari. Attenzione Mantovani, Vicari. Vicari. Prova il tiro in Lazio è porta. bella Palla che è forte. terminato alto di poco, apprezzabile la conclusione. Brutto disimpegno, attenzione. Crespi, Crespi. Ah, Sibilli. Ma lo dice in vita calma. Norma del vantaggio, dunque possesso Bari. Palla con Contagiri. Ottima lettura difensiva in questa Ma situazione. ragazzi, la Lazio è una squadra tosta. Dorval. Parti Il Pillo. Bari. Alla meglio nell'uno contro uno. Si mette in proprio. Bravissimo il portiere sul
tiro dell'attaccante. Trippal Delima Floriani. Attenzione perché questa può essere l'azione che va. Oh! Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. 1-1 al primo tempo. Per come sta andando la partita 1-1. Dopo il primo tempo chiuso in parità è difficile. È oro a Bari, è oro. Jackson. Pallone molto pericoloso questo. Tentativo che finisce fra le braccia del portiere. Trippaldelli. Emozioni in campo oggi, Pier. Le due squadre non si stanno cercando. Bell'uomo. Tiri, giocate spettacolari, ce n'è per tutti i gusti. Attenzione. Sibilli, Sibilli, Sibilli. Sibilli. Sibilli! Si arrabbia Partipillo! Attenzione che adesso c'è l'occasione! Peppe! Ah! Bravo e non si! Importante sugli altri campi, andiamo in studio! Seconda rete della partita per la Roma! Punteggio che ora è sul. Mio ragazzi è Manzari! No, David Soria! Partipillo si addormenta! Cataldi. Recupera bene palla qui. Grande uno contro uno. E oggi ne ha di più. No! Palo! Si arrabbia Manzari. In mezzo deviazione aerea David Soria. Il Bari sfortunato ragazzi, lo si dice partita sfortunata. Attacca lungo l'out, ci sono metri, va per 10 centrali, possesso riconquistato nei 16 metri grazie a questo intervento. Migliore Vicari, pallone profondo pericoloso. Manzari, Manzari. Ancora una possibilità. Se l'allunga Manzari. Albari ha avuto almeno tre palle gol incredibili. Mantovani. Stanca Albari adesso. Sì, ma finché quel portiere lì in porta te le para tutti. Partipillo, Partipillo, Casale, la difesa Lazio magistrale. Bell'uomo. Ottima visione di gioco qui. No, no, è buona per Partipillo. Partipillo, poi Manzari! 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 Doppietta! Che stagione di Manzari! Quanti portieri al Bari? Non ce n'è attaccanti, ragazzi. Se come il portiere non abbia colpo sul gol, ha fatto il massimo. Fuori Vicari. Che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. Cordova. Giocata di qualità per intercettare il pallone. C'è campo per andare, attenzione. Partipillo. Non è finita. Intervenuta alla grande, ha fermato un'azione potenziale. Partipillo oggi dorme. Ha fatto una buona partita. Cataldi.
C'è stato un gol, sentiamo subito dallo studio chi ha segnato. È arrivato il terzo gol per la Roma. Gol messo a segno dall'uomo mascherato, Paolo Dybala. Ha battuto il portiere dopo 3-1 uno splendido passaggio per la Roma. Risultato che Roma che si gioca il campionato, secondo me, insieme a Juve e Bari. D'accordo, grazie. E c'è anche il Bari a giocarsi un posto dalle prime quattro per il momento. Squadra di Manero deve giocarsi un posto tra le prime quattro. La mia Lazio comunque inguardabile dietro. Oh, Portipillo! David Soria, è finita. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Incredibile, perde palla. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. No! Romagnoli. Ma è finita comunque la partita, eh. Partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni. Non abbiamo fatto il tempo a parlare, che hanno perso il pallone. Occhio all'imbucato. Attenzione, Partipillo, Partipillo, fuori gioco. Schiavo interrompendo il gioco. Ci ha pensato troppo. Quel Bari si porta a casa una partita. Doveva darla prima. La lottata. Oh, Mantovani. Zaccagni, Zaccagni, Pepino Audace, super. Sicuro il tiro. I tifosi erano già pronti a esultare. Pier pareggio che invece rischia di rimanere una chimera. Oh, Audace! Finita la lontana. Oh, mamma mia, Pepino Audace, quando è lui in porta. La Lazio nel finale. Mamma mia. Uno di recupero. Ma la Lazio mi sa che dia. Vince il Bari. Sei punti contro Lazio e Atalanta. Contro una squadra che non ha concesso nulla. Questa è una bella vittoria, ragazzi. Pareggia la Juve. Vincono Roma. Andiamo a vedere la classifica. Roma mi sa prima. No. Roma quarta. Atalanta, Sampdoria quinta. E il Bari, ragazzi, deve andare a prendere il Milan, che è lì, rimane secondo il Bari. Mazzari è arrivato a 5 gol. Si va a Genova. Si va a Genova. Partipillo, 11 gol. Miglior marcatore della Serie A. Seguito poi da Manzari. Segnato doppietta contro il Bari. Siamo a Genova. Riflettori puntati oggi sul capoluogo ligure per questo match. Tutino, Roberto. Due squadre che l'anno scorso erano in Serie B e che quest'anno in Serie A stanno facendo la differenza. Una quinta, l'altra seconda. L'anno scorso si giocavano il campionato di B, vinto poi dal Bari.
Benedetti. Ecco il pulito sul pallone. Paiello. Bell'uomo. Ci ha provato Bellomino. Bari vuole andare a 9. Intendersi 3 partite 9 punti. Per cercare di prendere il Milan capolista. Palla dentro. Riccio. Ci mette il corpo sul tiro. Sampdoria. La squadra tosta. Roberto. No, parti Pillo. Secondo me finisce 0-0. Trasferta in cui il Bari non è andata proprio perfetta. A livello di gioco. Può andare al tiro. Gioco interrotto, c'è la bandierina alzata. Provato Manzari. Ricci. Perde palla. Oh, parti Pillo. Possono portarci in parti Pillo. Trafford. Ce l'ha avuta l'occasione, parti Pillo. Ce l'ha avuta. Bell'uomo. Parti Pillo. Oh. Parti Pillo, 9 punti per il Bari, ragazzi. Ancora parti Pillo. Arriva il segnale di chiusura del match. E vince il Bari. Un successo che ripaga gli sforzi. Si sono presi 3 punti. 9 punti in 3 partite per il Bari dopo la sconfitta di Palermo. Mamma mia, la Juve. Andando meglio il Bari che la Juve. Ci credo, perché c'è Roma. Roma. Andiamo alla classifica. Meno uno. Ah, il Bari già. Allora, finiamo anche il quinto episodio e ci vediamo per il sesto. Bella a tutti e Pino Daci.